Monsieur, s'il vous plaît, vous savez où est l'hôtel qui s'appelle Meublé? Un hôtel de merde où habitent toutes les chaussons. Les chaussons et les stronzons comme à vous. Rispondi almeno, no? Muto. Che puzza che si sente. Excusez-moi, monsieur, je cherche Napoléon. Et moi, je cherche Garibaldi. Excusez-moi, mademoiselle, que... Monsieur Napoléon, dove sta qua? Naples, Naples, caméra 24, c'est par là, monsieur, allez, allez-y. Ah, merci. Passez. Et comme passez, madame, vous êtes en avant. Tu vuoi du lait de la mamma? Non, grazie, ho già fatto colazione. Peccato. Permesso? Viens, viens. Bonjour. Bonjour. Mi conosce a me? Oui, tu sei le signor Petruzzulo, le roi des orecchioni. Ma quale Petruzzulo, quale orecchioni? Io sono Petruzzelli, re delle orecchiette, ero Petruzzelli. Adesso sono un povero prelitto disgraziato, che se lo va a raccontare in giro nessuno ci crede, una disavventura del genere. Mello, mello, che schietto vi, che sei venuto a fare, signor? Ti devo parlare di una cosa molto importante. Ma Gheddafi non può andare via da qui? È un marocchino, non capisci l'italiano. Asseyez-vous. Merci. No. Dunque, devi sapere che io ho la fama di avere la moglie più bella e più onesta di tutta la costa. Hai capito la fama che c'ho io, eh? Mohamed, nardi la mocchia in balla, nardi fendi per tu solo. Donne lui, va. A chi? A me? No, non la voglio questa schifezza. Che cos'è questa roba? Tu hai detto che è fame, no? Ma quale fama? Ma come vi permettete di dire questo? No, ma a me, sono moi, va. Sì, don moi. Oui, c'est bon, un peu plus de ça dans les poissons, hein? De plus. Mais alors? E allora? Allora, parla, qu'est-ce que tu fais de moi? Come ti stavo dicendo, mia moglie, no? Che tu conosci benissimo, Mapi. Ah? Mia moglie... si è innamorata di te. Oui, lo so, lo so. Tutti le donne si innamorano di me. Tutti le donne. Guardi che mia moglie non è uguale alle altre donne, capito? Mia moglie è buona, è sincera e onesta. Purtroppo ultimamente, che ne so io, ci è andato in acqua il cervello, non capisce più niente. Mia moglie ti piace a te? No, non mi piace. Non ti piace mia moglie? No. Ma come ti permetti di dire che mia moglie non ti piace, che farebbe una botte in tutta la costa per andare con mia moglie? Ma ti rendi conto che ha detto che mia moglie non ci... Oh, mi senti? Ha detto che mia moglie non ci piace. Mi viene da vomitare, mi viene, non ce la faccio. Ma perché non muoio? Perché? Io mi trovo proprio nello sprofondo totale. No, non ci badare, Mohamed. Sono tutti così, gli italiani. Meridionelle. Ha parlato l'anglosassone, ha parlato. Ascoltami bene, ti prego. Qui si tratta di una malattia, tu mi devi aiutare. Perché mia moglie ha una specie di trauma, come si dice, disinibitorio sessuale. Sì, vabbè, ma tu... Insomma, tu devi ricevere mia moglie qua, no? No, 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 no. Io non voglio ricevere nessuno ici. Perché io odio le donne. Io lo dico anche nelle mie canzoni. Ecoutez. Io odio le donne profondamente, e soprattutto se sono ricche e belle, e soprattutto se sono ricche. Oh, che ti fai sentire il concerto? Che me ne frega a me? Ma allora, che vuoi tu? Arriviamo a sodo, senti, scarafone, quando vuoi, che cosa vuoi? Vuoi soldi? Io sono ricco, je suis très riche, cosa vuoi? Eh? Ah, è questo che ti darei, l'orologio d'oro. Sa, E tienilo, tieni. Io ce ne ho altri 10, che me ne frega a me? Me ne compri altri 200, vaffanculo. Però stavi bene a sentire e guardami bene dentro gli occhi, eh? Mia moglie viene qua. Anzi, viene, l'accompagno io qua. E tu, con molto garbo? Oui, lo so, appena arriva qui. No, tu a mia moglie non fai nessuno. Hai capito? Anzi, il contrario devi fare. Se no l'orologio che te l'ho data a fare. Fai quello che dico io. A mia moglie la devi prendere un po' in giro, insomma, le devi far capire che a te...
come si può dire, devi far finta che è proprio una specie di repulsione verso il sesso femminile, capisci? Così mia moglie si sente delusa, insomma tu devi far vedere proprio che ti fanno schifo le donne. Cerco, sforzati, fai finta che sei, che ti posso dire, un gay, un uomo diverso. Ma come tu? Oh, allora tu e lui, io nel senso che io pensavo che invece... Oui, oui, Mohamed è mio amichetto, hein? E allora, qu'est-ce que c'est? J'aime les jolis garçons, méditerranéens, marocains, ils sont très bons. Dovresti essere contente tu, Petruzzello. E Petruzzello, se è così, è felicissimo, ma che scherziamo veramente. Allora è un miracolo della Madonna dell'Incoronata questo. Io ti faccio, guarda, ti abbraccerei e ti faccio un altro regalo. Vuoi anche il braccialetto? No, questo non me l'ha regalato Mapi. Ti do un quintale di orecchiette. Anzi, che dico, una tonnellata, che me ne frega a me? Oh, però mi raccomando, devi fare tutto per bene, eh? Allora ti ricordi tutto. Oui, je me rappelle tutto quanto. Se non ricordo bien tutto, allora Mohamed fa un bel nodo. Ah, a fazzoletto? Ma che fazzoletto? Mohamed, fa tu vedere dove tu fai nodo. Allora, regà, che ne dici? Mamma mia, è che è un distributore di benzina. E su, papà, non fare quella faccia. Siamo nel 2000 e ormai certe cose si fanno. E poi l'ha detto anche la dottoressa, no? È un sacrificio che dobbiamo fare per la salute di mamma. Ciao mamma, divertiti, sii felice. E tu papà, non fare il cattivone. Sì, cattivone. Io voglio vedere dove l'ho trovato un marito come me. In tutto il mondo non c'è uno scemo così. Ecco perciò io ti voglio bene di più. Una volta che mi sarà passata la malattia, la nostra vita sarà più serena senza problemi. Speriamo a San Nicolo, speriamo. E non fare quella faccia, altrimenti me ne torno a casa, ma proprio non se ne fa più niente. No, no, ma perché? Deve essere un fatto disinibitorio. E ti devi bere il calcio di questo veleno fino alla fine. E anch'io, di conseguenza, devo portare la croce fino in fondo. Sei cattivo, crudele. Ma non capisci che parlando così mi fai sentire come una svergognata? Ma non ho detto questo, tesoro, però io ti voglio avvertire che se poi per un motivo qualunque dovesse andare a finire male, non è che te la prendi con me. Come sarebbe a dire? Perché? Perché? Ecco, siamo arrivati, amore, vieni. Madonna. Bonsoir, bella signora. Bien, bien. Accomodatevi, poltruzzullo. No, grazie, non mi accomodo perché non so, mi sento... Che do, disturbo? Tesoro, tu non disturbi mai. Anzi, perché non ti fermi ancora un poco con noi? Ma perché mi dici questo, Mapi? Mi fai venire ancora... Mi fai venire da vomitare, sempre. Mi fai sentire... Hai capito? Carino qui. Molto accogliente. Si vede che ci abita una persona che mette ogni cosa al posto giusto. Di grande carisma. Io... No, dico, me ne vado. Vai, amore, vai! Sì. E no, va, perché... Petruzzullo! Tu puoi andare, non ti preoccupare, ci sì, penso tutto serve... qua. Ricordate l'orologio. Allora, vai. Ciao, ciao. Mapi, non ce ne fa più. Ciao. Ciao. Finita la sigaretta e un po', eh? Tu m'invites pas à dîner avant. Monsieur? De suite. Whisky. Alors, chérie, qu'est-ce que tu fais? Io. Elle est avec moi, hein? Eh beh, che vuoi. E allora? Guardone in piccione. Ciao. E tu sei biondone ricchione. Hai sentito? Mi ha detto guardone a me. Il travestito.
che travestito, quello mio grande amore. E che cos'è, una donna? È carino. Lo fa sempre amore, quello mio flirt, mi piace molto, si chiama Dominique. Ma, scusa un attimo. Excusez-moi, tu sei Mohamed, no? Sì. Tu quando stavi su con il Scarafon? Scarafon? Napoleone, tu sei fidanzato, no? Scarafon fidanzato? Ah, ma cosa dici? Tu sei matto, io fidanzato con Napoleone. Hai una canuna, non ci vuoi dire, Napoleone. Tu non sei ricchione. Che cazzo dice te? Ma finché scherza, scherza, eh? Ma allora è uno scherzo. E quello è uno scherzo, lo sta facendo a tua moglie. Tutto matto. Un momento, scusami. Scusami. Tu ti ricordi quando hai baciato l'amico tuo Ricchione, no? Che hai fatto il nodo a distributore, tu rappelli? Io baciare Ricchione distributore? Ma cosa dire? Ma come è successo tutto stamattina? Come fa a non ricordarti? Scusa. Ma che cazzo di idea, non sapete di che cosa sto parlando? Sto parlando come un amico, una cosa intima. Ah. Loro ridere perché tua moglie è sopra con Nap a fare... Non t'azzardare a prendermi per il culo che faccio un casino qua dentro. Ma che ti credi, che i ricchi sono stronzi? Casomai le mogli dei ricchi sono stronze. Io faccio un mazzo così, io facevo il magliaro prima di fare il commendatore, avete capito? Che... Ah, Mushu, ti do il latte della mamma! Ma vaffanculo, qua non sei altro la mamma, tu sei una nonna! Oh, toglietemi le mani di ossa, mi diventi una bestia, capito? Oh, e anche a te, guarda che ti spezzo il femore! Grazie, commissario, per non aver detto niente a mia moglie. Beh, è lei che ha voluto così. Arrivederci, maresciallo. Un'altra volta però, non frequenti certi posti, può essere pericoloso, sai? Non ci sarà più un'altra volta. Au revoir. Addio.